La redazione di CMTV News, il notiziario di Chicca Mariano, vi dà il benvenuto. Le notizie della settimana sono: Influenza A, primi casi a Mariano. Mariano, città dei fiori. Marianella, come Roswell. Accertati i primi casi di influenza suina a Marigliano. Si tratta di quattro ragazzi, allievi del liceo scientifico Cristoforo Colombo. Le persone contagiate sono in condizioni stabili, stanno ultimando la loro convalescenza. Questo ha scatenato la protesta degli studenti, che con un'assemblea hanno chiesto di chiudere la scuola per sanificare i locali. L'ASL non chiude mai le scuole in caso di influenza suina, hanno spiegato dall'ASL Napoli 4 di Marigliano. È inutile citare il caso dell'omero di Pomigliano d'Arco, poiché la decisione di chiudere la scuola è stata presa dal primo cittadino e non per motivi legati al contagio, bensì per motivi di ordine pubblico, data la protesta dei genitori. Quello che l'ASL fa, nel caso di contagio all'interno delle scuole, è contattare i genitori degli studenti e metterli al corrente delle misure da adoperare, sia per evitare il contagio, sia per una corretta cura. Si tratta di misure semplicissime in realtà, spiegano ancora dall'ASL Mariglianese. Bisogna tenere isolato il malato durante la manifestazione della malattia e la degenza e, alla comparsa dei sintomi, immediatamente rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure alle strutture ospedaliere. È inutile farsi prendere dal panico o chiedere sanificazione una tantum nei locali. L'influenza A è un'influenza più aggressiva di quella stagionale, ma molto meno di tanti altri tipi di influenza. Tutta questa paura è esagerata, se non addirittura infondata. Intanto, nel liceo sono stati installati dispenser per il sapone liquido. Le attività didattiche, dunque, possono riprendere normalmente. Sulla questione polo florovivaistico si sta consumando una singolare tensione tra il consigliere regionale del PD Sebastiano Sorrentino e del deputato del PDL Paolo Russo. Motivo del contendere? Lo studio di fattibilità per la Città dei Fiori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea e destinatario di ben 400.000 euro di fondi. Ma già a luglio scorso, presso l'Hotel Ferrari di San Vitaliano, fu presentato lo studio di fattibilità commissionato ed approvato dalla provincia di Napoli, costo 150.000 euro. Proprio su questo punta l'indice il parlamentare del PDL, che bolla come spreco di denaro pubblico il secondo studio di fattibilità commissionato da Palazzo Santa Lucia. Viene da chiedersi a quale titolo sia stato realizzato il precedente studio di fattibilità e la replica secca di Sorrentino. Ad ogni modo, il polo florovivaistico sorgerà all'interno dell'area PIP e sarà dotato di 4 showroom, 3 aree attrezzate e 2 aree per i servizi, ed una dedita allo smaltimento dei rifiuti. A Marianella c'è area di mistero. Nella notte tra il 26 ed il 27 settembre sono state avvistate una miriade di luci rosse che hanno solcato il cielo. I testimoni oculari narrano di luci simili a fiamme, che viaggiavano ad una velocità variabile. Niente di simile a illuminazioni di aerei o stelle cadenti, dunque. Le strane luci, circa un centinaio, hanno attraversato il cielo di Marianella in gruppi e senza fare alcun rumore. Un avvistamento simile, e nello stesso momento, è avvenuto anche a Sala Consilina, in provincia di Salerno. C'è chi è pronto a scommettere che si tratta di UFO, tanto da fare una segnalazione all'Aeronautica Militare, che sul suo sito ha uno spazio proprio dedicato agli oggetti volanti non identificati. Che Marianella si stia trasformando in una piccola Roswell? Con questo dubbio restituiamo la linea a voi studio. La redazione di CMTV News vi ringrazia di essere stati con noi. Arrivederci e alla prossima edizione.